Oggi sono qua per farmi odiare un po'. Molti di voi, molti di quelli che hanno supportato la campagna Kickstarter, stanno aspettando Tales of Evil. Come mai io ce l'ho e nessuno ce l'ha? Perché sono l'unico al mondo, mi dispiace per Antonio Ferrara, ma sono l'unico al mondo ad avere la copia italiana di Tales of Evil proprio perché Antonio Ferrara, il creatore del gioco, mi ha mandato la sua copia. Di quella che gli era arrivato, diciamo, come test del gioco per vedere se andava tutto bene, che però a tutti gli effetti, visto che tutti i componenti sono a posto, sarà quella che arriverà anche a chi ha supportato il progetto o chi vorrà comprarlo in seguito, anche se le copie sono limitate, ma ci ritorniamo dopo. A molti di voi arriverà fra un mese e mezzo circa. Oggi insieme vediamo già che cosa contiene la scatola. Attenzione, se non volete magari rovinarvi la sorpresa, non importa che guardiate questo video, questo è per crearvi un po' di hype, tanto alla fine non è che vi farò spoiler sulla storia, sulle cose, vedremo semplicemente i componenti, che cosa c'è dentro questa scatola che sto donando una fatica bestiale a tenere così perché è pesantissima. Per tutti gli altri invece, adesso iniziamo a vedere che cosa contiene Tales of Evil, non vedo l'ora di iniziare a giocarlo e so già che con questo video mi farò odiare da tutti voi. Eccoci qua, pronti a fare questo unboxing, in realtà è più un unboxing di curiosità. Allora, intanto la scatola è bellissima, questa grafica. Ricordo che era stato fatto un sondaggio per decidere se fare con questi colori o il bianco e il nero invertiti, ma è molto più elegante in questo modo. Vi ricordo che il gioco è da 1 a 6 giocatori per la durata indicativa di 60 minuti a episodio. Allora, questa che vedete è la versione, mi sa, deluxe, cioè la versione con un sacco di roba dentro, non è la versione base. Iniziamo a vedere quello che contiene questa versione deluxe. Vabbè, questo è semplicemente un adesivo dell'esclusiva Kickstarter, ma vabbè, si tiene da parte. Questo è stupendo, va appeso da qualche parte in questo studio, troveremo un posto dove metterlo. Ed è, guardiamo se riesco ad aprirlo per farvelo vedere, è il poster di Tales of Evil, come se fosse una locandina di un film horror anni 80, ovviamente con tutte le persone che hanno partecipato. Addirittura in Antonio Ferrara film, è già dichiarato quindi, film di Tales of Evil uscirà presto nei migliori cinema, non è vero. Poi, ah scusate, non riuscivo a capire, questo che sembra un adesivo bianco senza senso, in realtà si vede ora, e non riesco a farvelo vedere bene con le luci, si vede in traslucenza un po' il simbolo della Pizza and Investigation, che in pratica è il club di questi ragazzi, dei coraggiosi che affronteranno il male. Se non vi ricordate bene di che cosa parla Tales of Evil, magari vi lascio qua su in alto il link di quando abbiamo fatto l'anteprima. Poi passiamo ai personaggi. Ecco a voi i personaggi di Tales of Evil. Abbiamo Tommy, con questo simpatico scolapasta in testa, è essenzialmente un pastafariano, e questa, vabbè, è la scheda di gioco. Poi abbiamo Leila Redfield, poi Ray Spencer, l'abbiamo già un po' conosciuti quando abbiamo fatto l'anteprima, Flo Spencer, sarà sorella, immagino, di Ray e che romperà le scatole durante tutto il tempo, Mike McCready, Daphne Davis e infine il nostro, beh, permettetelo, protagonista in modo non dichiarato, ma direi che è il fondatore della Pizza and Investigation, è Peter Spencer. Qua ci sono un bel po' di manuali. Che cosa sono tutti questi manuali? Questa è la storia, questo librone, perché è veramente un librone, adesso guardiamo di quante pagine è, ma questa è la storia di gioco, è tipo, per farvi capire, è tipo libro game. Come vi ho detto nella fase dell'anteprima, è un misto fra un libro game, fra un gioco di ruolo, c'è tutto in questo gioco. E qua, ovviamente, non voglio farvi troppe spoiler, quindi lo giro molto velocemente. Ci sono ben 500 paragrafi e sono un sacco di pagine. Lo mettiamo da parte. Qua c'è un altro, un'espansione che probabilmente appunto era inclusa grazie al Kickstarter, era stata sbloccata grazie al Kickstarter. Il ragazzo disperso ed altre storie. Libro degli eventi, perché vi ricordo, questo è un altro libricino, ovviamente più piccolo, vi ricordo che in determinati casi, tipo girate una carta e ci sono degli eventi particolari, eccetera, dovete fare riferimento a questo libro. Ecco qua invece, diciamo, la parte che forse è anche quello più snello di tutti, ma è il regolamento. Regolamento, vedremo un tutorial sicuramente, ora, visto che tanto il gioco vi arriverà, più in là, lo vedremo ad inizio settembre, immagino il tutorial, allora guardiamo. Fra i crediti ci sono anche io, questo è molto importante, ci sono io gli al 4+. Non ho partecipato in nessun modo, alla creazione di questo, semplicemente però ci ho inserito come ringraziamenti finali. Grazie mille.
Poi questo che sinceramente non ricordo cosa sia, non riesco neanche a prenderlo. Questo non ricordo cosa sia, ma lo scoprirò immagino riguardandomi per bene il regolamento. Se penso sia essenzialmente come plancia dove tenere tutti i mazzi di carte che riflette un sacco. Oh, arriviamo a tutti i segnalini! Fantastico! Adesso ovviamente non defustellerò, termine tecnico, tutto, però graficamente belli. La batteria con il walkie-talkie, i vari personaggi, i segnalini, come si chiamano? Segnalini fiammifero che servono perché ce ne sarà uno più corto di fiammiferi e quando chi pesca quello più corto ovviamente ci rimette. Poi qua tutti i segnalini necessari, ora per sbaglio l'ho preso uno a caso, vabbè sono dei segnalini, che cosa volete che vi dica sui segnalini? Sono dei segnalini e andate. Ne ho fatto partire una, non so che fine abbia fatto. Scusate, avevo per sbaglio fatto, lanciato in aria una pizza. E ecco qua ci sono le plance di gioco. Quanto sono belle queste plance? Come disegni, ora io mi dispiace, non ricordo gli autori, cioè gli artisti che hanno fatto ogni singolo tipo che ha disegnato le plance, davvero stupende però. Ecco, questa me la ricordo, questa era la zona dove abbiamo fatto l'anteprima, dove abbiamo fatto la prefazione. Questo è Pipino Piragna di Super Mario. Eccoci qua, arrivati alla parte sotto. Qua ci sono tutti gli scompartimenti per rimettere poi le carte, penso anche imbustate, ma di questo non me lo ricordo assolutamente. Questa è la clessidra, perché in determinati momenti potrà tornarvi utile. Questi sono i dadi, dadi che adesso li teniamo un attimo fuori e poi vedrete che sono fosforescenti, in pratica si illuminano al buio, molto caso. Questa è la spilla dei Pizza and Investigation, mi raccomando portatela sempre al giro così potete dimostrare di far parte della gang. Poi queste sono le miniature apriamo e guardiamo. Questi sono i personaggi e questo era se non sbaglio, tipo il primo giocatore, era la miniatura che veniva sbloccata da chi finanziava la campagna in anticipo, che è in pratica il clown che esce fuori dalla scatola, classico nei film horror. Lui è Peter, il nostro protagonista, e vabbè, poi questi sono tutti gli altri personaggi, molto carini come miniature. Mettiamo da parte, che cosa ci rimane? Ci rimangono i mazzi di carte, come sempre negli unboxing mi sembra assurdo farvi vedere tutti, ma scusate, questo l'ho ignorato totalmente, non so a che cosa serva. Vi giuro, non mi ricordo nelle regole questo a che cosa dovesse servire, ma lo riscoprirò. Ed eccoci dopo aver visto questo unboxing. Ovviamente non ho voluto guardare troppo le carte perché potrebbero contenere spoiler. Perché questo cane abbaia però? Quindi cosa ne penso? Ovviamente ancora non ho potuto giocarlo. Questo è proprio un unboxing. Neanche io avevo guardato quello che c'era dentro e l'abbiamo visto insieme. Poi voi lo vedrete lunedì, penso, questo video. Quindi lo vedete qualche giorno dopo di me. Voi lo riceverete, chi l'ha supportato lo riceverà appunto, non mi ricordo se verso settembre, comunque dovrebbe essere fine agosto o settembre, non ricordo. Per chi non l'avesse supportato, ci sono ancora delle copie da poter prendere. Secondo me non ci saranno a lungo, quindi se vi interessa il gioco, prendetele subito perché mi pare in totale siano poco meno di 300 copie. E sono state affidate alla Raven, quindi alla Raven che si occuperà della distribuzione in Italia. Ora se vi lascerò il link in descrizione dove non so se potete già preordinarle, ma se no state sempre attenti a quando potrete acquistarle perché finiranno molto probabilmente presto e prima di attendere una ristampa, se ci sarà, comunque dovrete attendere anche almeno un anno, credo. Detto questo, io vi aggiornerò comunque perché sono abbastanza sicuro che durante quest'estate mi farò tutta la campagna. Lo so che mi state odiando tantissimo, però detto questo, vi ringrazio per avermi seguito. Fatemi sapere nei commenti se lo state attendendo oppure che cosa ne pensate da quello che avete visto ora. Io vi ricordo che comunque abbiamo già parlato abbondantemente, abbiamo portato un gameplay, abbiamo fatto una recensione, quindi andate a vedervi quei video nel caso per approfondire. Lì erano ancora con componenti provvisori, quelli che abbiamo oggi invece sono i componenti definitivi. Detto questo, io vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua e fatemi sapere se siete pronti ad unirvi ai coraggiosi per riuscire a risolvere il mistero della burattinaia demoniaca. Ciao a tutti!